Buonasera a tutti, brava gente. Lo vuoi dire? Io sono uno dei beneficiari del microcredito, anche se diciamo la ditta è intestata a mio figlio, io mi occupo della parte commerciale, però lui non poteva venire stasera. Lui non poteva essere qui stasera, però faccio parte dell'azienda. Io devo dire la verità, devo ringraziare questi signori tutti, perché noi abbiamo tentato al di fuori del microcredito di andare da qualche banca, ma potete immaginare come ci hanno trattato. Noi siamo stati beneficiari grazie anche alla collaborazione di uno studio commerciale che si occupa di, come si chiamano, di consulenti del lavoro. Questa è un'azienda, una consulente di Trigiano in provincia di Bari, che davvero si è dato da fare. Io non ho altro da dire che grazie a questi signori, perché altrimenti non avremmo potuto iniziare la nostra attività. E se posso permettermi una mia opinione che non vale nulla, questi signori, secondo me, intendo Movimento 5 Stelle, appartengono ad un altro mondo, non a questo. È bello! Grande! Nell'Italia forse adesso siamo la nazione più corrotta del mondo. Questi signori del Movimento 5 Stelle hanno davvero una volontà di ferro ad andare avanti in questa bolgia che c'è, ormai ha investito anche il Vaticano. Siamo proprio al limite, più bassi di così credo che non potevamo andare. Comunque abbiamo, io penso, un futuro migliore in una stella polare che è il Movimento 5 Stelle. Abbiamo tutti un futuro migliore. Spero che molta gente rinsavisca se ci fanno andare alle prossime elezioni. Spero, perché insomma, visto le ultime tre tornate sono stati lì messi da qualcuno. Tutto qua. Grazie ancora al Movimento 5 Stelle. Grazie. Bene, adesso interverrà un altro imprenditore. Glielo passo. Buonasera, io sono di Melendugno. Abbiamo iniziato un'attività quest'anno, una startup, e io sono commercialista prima di tutto, quindi comunque lo facevo anche per i miei clienti, e abbiamo iniziato questa attività. Ho detto, ma proviamo, la famiglia, sempre attività di famiglia, pure noi, un bar, ristorante eccetera. Abbiamo aperto Battore dell'Orso. Abbiamo visto che c'era questa opportunità e ci siamo buttati in questa, fare la richiesta. La richiesta ci è stata subito accettata e poi sono cominciati i problemi, perché le banche ti osteggiano, perché se non hai garanzie, ok, questo è un fondo di garanzia alla fine, nient'altro che un fondo di garanzia, ed è ottimo perché ti dà le garanzie che tu non hai effettivamente da presentare in banca. Il nostro problema era diverso, noi le avevamo le garanzie, e quindi la banca cercava in tutti i modi di non farci fare questa cosa qui e di farci fare una normale finanziamento. Cercavano di darci addirittura un tasso migliore pur di non fare questo, per farvi capire che le banche cercano sempre i clienti buoni, non i clienti non buoni. Comunque poi alla fine, con grossi ritardi, grazie alla mia determinazione, perché se no la banca non l'avrebbe mai fatto, vi dico anche qual è la banca, Unicredit ci ha dato, la verità, ci ha dato problemi da morire, però l'abbiamo avuto lo stesso. Se avessimo aspettato loro, aspettavamo l'estate del 2016 per lavorare,
quindi l'abbiamo fatto comunque, abbiamo avuto questa opportunità ed è una grande opportunità. E se voi avete voglia di poter partecipare, di potervi far curare da qualche buon consulente, non per forza del lavoro, un qualunque consulente, cioè che abbia la forza di appoggiarvi, è una grandissima opportunità, perché chi inizia un'attività, un giovane che inizia un'attività, ve lo assicuro per esperienza, faccio la professione da 25 anni, alle porte chiuse. Chiuse ovunque, anche se tu vai a fare i nidi della Regione Puglia, per capirci, tu hai i nidi della Regione Puglia, se non sei chi devi essere, tu hai i nidi, non ci accederai mai, perché cominci a dire quanto devi spendere, 50.000 euro, cominci a fare tutti i dati, ma 20.000 euro tu ce l'hai, e io da te venivo se avevo 20.000 euro. Non venivo da te. Quindi questa è una grandissima opportunità. E chi ne ha la possibilità che partecipi, che sia determinato, attenzione, cercheranno di farvi firmare, farvi dare l'avallo di qualcuno, cercheranno comunque la fideiussione da parte di qualcuno, non gliela dovete dare, la fideiussione, diciamo, ve la dà il fondo di garanzia, sono loro che stanno dando la fiducia, non vi deve affidare nessuno. Lo faranno, attenzione, quindi voi partecipate, perché tanto alla fine si arriva a un massimo 25.000 euro, ma con 25.000 euro una buona attività si può iniziare, specialmente per i giovani, quindi, ma anche non per i più giovani, io non sono così giovane. Quindi partecipate, poi chiaramente io non sono un attivista, quindi io non sono proprio un attivista, e beh, giusto pure dire, non sono un attivista, attenzione, non sono un attivista. Ho votato di qua, ma non sono un attivista, quindi questo è perché può essere aperto a tutti, aperto a tutti quanti, quindi partecipate volentieri e seguiteli, perché ne vale la pena, nessun altro ha mai fatto una cosa del genere, seguiteli. Bravo. Allora, sono qui con noi anche Antonella Laricchia, la nostra consigliera regionale. E Gianluca Bottetti, anche lui consigliere regionale. Ora passo la parola ad Antonella Laricchia. Ok, grazie, buonasera a tutti. Veramente giusto un pensiero al volo che voglio condividere con voi. Questi sono questi due piccoli imprenditori che hanno potuto testimoniare la loro esperienza. Sono due di circa una ventina che ad oggi hanno avuto accesso al microcredito in Puglia. Qualcuno non poteva venire perché spesso sono anche del nord della Puglia, quindi insomma per loro era complicato venire fino a Cellino. Comunque c'è una costante. Le difficoltà sono state tante, è inutile negarlo, però c'è entusiasmo e c'è soprattutto la consapevolezza che davvero, se non ci fosse stato questo strumento, nessuna attività di queste era bancabile, perché si partiva da zero, si partiva senza nessuna garanzia. Allora io voglio che adesso la piazza faccia un grosso applauso a questi due, che sono un esempio della ventina di persone, perché come mi piace dire, sono come i fratelli maggiori che quando noi in una famiglia hanno dei fratelli minori, sono quelli che devono fare le prime piccole battaglie e spianare la strada a chi viene dopo. Ecco, loro hanno incontrato, secondo la mia visione, sicuramente più difficoltà di tutti gli altri, però ce l'hanno fatta e hanno aperto la strada a chi verrà dopo di loro. Chi verrà dopo di loro probabilmente si troverà qualche difficoltà in meno, perché appunto loro l'avranno affrontata. Per questo meritano appunto il nostro applauso, il nostro sostegno, il nostro ringraziamento, e seguiamoli, perché questo paese ha bisogno di lavoro e di lavoro delle piccole e medie imprese. Bueno, io sarò brevissimo, tanto ormai comunque già vi ho intrattenuto prima, quindi ne vale la pena sostanzialmente. No, io è solo per dire a chi non ci crede, soprattutto magari dopo questa serata andatelo a dire ai vostri familiari, ai vostri amici, ai vostri parenti, che ci vuole solo buona volontà, e chi non crede che le cose possano accadere, come ad esempio il microcredito, perché viviamo in una disinformazione oggi, no? che è lampante, dilagante, e tutti non fanno altro che dire ma tanto non funziona. Oggi qui avete avuto due esempi che in realtà il microcredito funziona, esiste, è reale,
e quindi che se le cose si vogliono fare fatte bene da persone oneste, l'Italia ancora può essere rappresentata bene da questa parte di popolazione. Quindi davvero io non voglio dire nient'altro, lascio la parola a Luigi che insomma è venuto qui per noi e per tutti voi. Buonasera. Allora, di cosa stiamo parlando? 130 parlamentari della Repubblica guadagnano oltre la metà di quello che gli spetterebbe per legge. Una delle tante leggi in questo paese che sono legge, ma non per questo sono giuste, sono eque. Leggi che oggi permettono ad un parlamentare di arrivare a 14.000-15.000 euro al mese di stipendio. Com'è nata questa iniziativa? Con una promessa che noi siamo qui oggi a dirvi abbiamo mantenuto e sta partendo nonostante le enormi difficoltà di cui vi parlava prima la persona che è intervenuta, banche che ci mettono i bastoni tra le ruote, sportelli e direttori di banca che vedono arrivare una persona per accedere ai fondi degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle e li dirottano su altri mutui, su altri prestiti. Ne abbiamo sentito parlare, infatti sul sito microcredito5stelle.it c'è un modulo per queste segnalazioni, potete segnalare tutte le disfunzioni o gli abusi di sportelli bancari o direttori di banca. Che cos'è il microcredito? Ve lo dicevo, è una promessa che abbiamo mantenuto. Sono 130 parlamentari che in 2 anni e mezzo, tagliandosi metà dello stipendio, hanno messo insieme 14 milioni di euro. 14 milioni di euro in 2 anni e mezzo, che sono su un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico, e voglio precisarlo questo perché noi non li gestiamo questi soldi, non abbiamo mai voluto gestire i soldi dei nostri stipendi per decidere a chi dovessero andare, abbiamo voluto una procedura di evidenza pubblica, tanto è vero che la prima imprenditrice italiana ad aver avuto accesso al microcredito aveva votato Renzi, e per questo è una grande garanzia per noi, è la più grande garanzia che ci potesse essere, perché vuol dire che siamo riusciti nell'obiettivo di mettere insieme un progetto che vada al di là delle solite amicizie, delle solite clientele, della solita parentopoli. 14 milioni di euro a tutti i cittadini italiani che hanno buone idee. Ci abbiamo messo un po' per farlo partire, come è partito ufficialmente il 31 agosto di quest'anno, cioè dal 31 agosto potevano essere erogati i primi soldi. In 2 mesi e mezzo ci sono 560 imprese in tutta Italia che partono e che adesso stanno svolgendo la loro attività grazie ai soldi dei nostri stipendi. Dei 14 milioni di euro sono stati già erogati 11 milioni 300 mila euro. A chi? A persone che hanno progetti di microimpresa. Non stiamo parlando di imprese medie, non stiamo parlando di imprese con un numero alto di lavoratori, stiamo parlando di quello che ogni giorno noi incontriamo nelle piazze, nelle strade, il commerciante, il professionista. Sta aprendo di tutto in tutta Italia, io ho visto un po' i tabulati che non sono ancora ufficiali, presto li avremo sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Che cosa sta aprendo in tutta Italia? Imprese agricole, librerie, edicole, professionisti che si mettono insieme e aprono uno studio. Abbiamo ingegneri che hanno avviato delle piccole aziende che si occupano di energie alternative. Abbiamo parrucchieri, abbiamo giovani che hanno messo in piedi una piccola bottega artigianale per fare prodotti artigianali del Made in Italy, tante microimprese del Made in Italy, quello che ci ha sempre fatto forte nel mondo. Questo sta nascendo e viaggiamo al ritmo di 3-4 imprese al giorno che nascono. Come funziona il fondo? Non si esaurisce con i 14 milioni di euro, perché per quando finiranno, noi abbiamo già previsto che i primi inizieranno a restituire le rate. Noi non abbiamo regalato niente a nessuno.
Noi crediamo che per fare impresa bisogna rispettare il principio del business, che significa dai soldi senza chiedere garanzie, a tassi bassi per consentire a quella persona di partire, ma devi stimolarla a restituire, perché significa fare in modo che quell'impresa guadagna, fa utili e fa rientrare il prestito. Qual è il problema di oggi? Lo diceva prima una persona, oggi le banche si rivolgono esclusivamente a chi sta bene, cioè danno soldi a chi ha già soldi, danno soldi a chi è già bancabile. Noi volevamo provare con quei pochi, dico tra virgolette, soldi che avevamo a far nascere qualche idea nuova in persone che non avevano nessuna possibilità di accedere ad un credito bancario e non avevano i soldi per realizzare quell'idea. Oltre a questo, che è il microcredito, possiamo dirci che Equitalia è uno strumento che fa morire le imprese, non che le aiuta a sopravvivere? E allora, su questo, e non vale solo per le imprese perché vale anche per le famiglie, allora su questo, 2/3 dei comuni che governiamo sono Equitalia free, abbiamo cacciato Equitalia dai comuni che governiamo, i nostri sindaci lo hanno già fatto. Questo significa che almeno nelle imposte comunali si lavora con un sistema di riscossione coscienziosa, cioè tu mi devi dare 100 euro per quella tenda, perché non so qui, ma in generale nei comuni italiani si paga anche la tassa sulla tenda. Se non paghi quella tassa, inizia la trafila di more, agi e interessi che portano quella tassa da 100 euro a diventare una cartella esattoriale anche da 2.000, 3.000 e 4.000 euro. Questo è il miglior modo per mettere in condizione un commerciante di chiudere o di impiccarsi, non di certo di restare aperto. Noi vogliamo fare il contrario e nei comuni dove governiamo lo stiamo facendo. Tu mi devi 100 euro, bene, io ti metto in condizione di restituirmeli, perché io ho interesse come Stato ad avere quei soldi per alimentare i servizi pubblici, pulizia delle strade, nettezza urbana, ma ti metto in condizione con un piano di dilazione e se serve ti metto in condizione anche aiutandoti a migliorare il tuo business plan, a migliorare il tuo andamento economico. Questo significa che si mette al centro delle politiche pubbliche la persona e non più gli affari, perché se vuoi mettere al centro delle politiche pubbliche gli affari, crei un carrozzone come Equitalia, fai assumere tua sorella, tu politico, fai assumere il tuo amico e così creiamo l'ennesimo carrozzone SPA a cui si chiede di guadagnare quanto più riscuote. E che cosa si è innescato? Che dai VIP e dai grandi colossi non vanno, oppure vanno a patteggiare perché hanno avvocati forti che resistono, e fanno i forti con i deboli, cioè dal povero disgraziato che comunque alla fine i soldi per l'avvocato non ce li ha e quindi possono riscuotere facendo maturare agi e interessi, tant'è vero che a volte le cartelle esattoriali arrivano dopo un anno, non ti avvisano neanche di quello che stai maturando, in modo tale che tu possa direttamente dargli migliaia di euro, altri invece di centinaia di euro.